Ben ritrovati amici dello Scaffale dall'Archeomuseo Multimediale del Parco Veglia d'Evero a Varzo, a Villa Gentinetta. È una moderna struttura dedicata alla divulgazione dei risultati raggiunti in anni di ricerche archeologiche condotte sul territorio dell'Ossola e del limitrofo Canton Vallese. L'allestimento è stato realizzato grazie al progetto Interreg Italia-Svizzera CityNet, finanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Piemonte. L'allestimento si affida totalmente alle tecnologie multimediali. È stato realizzato nell'ambito del programma transfrontaliero CityNet, che era destinato, si sta concludendo in questi mesi, era destinato a valorizzare i siti archeologici e geologici di tutto il territorio provinciale. Diversi enti hanno sviluppato progetti differenziati, sempre comunque rivolti ad una promozione, ad una proposizione didattica e turistica del patrimonio geologico e archeologico di tutto il VCO. All'interno di questo ampio progetto, l'ente riserve dell'Ossola ha pensato di valorizzare in particolare il proprio patrimonio archeologico, poiché i materiali del ritrovamento principale, che è quello dell'Alpe Veglia, sono materiali molto scarsi e poveri, sono essenzialmente l'industria litica, gli strumenti in pietra usati da questi cacciatori nell'età della pietra. Si è pensato di puntare più che sull'esposizione degli oggetti, che appunto sono estremamente modesti, al racconto multimediale del passato, in modo da dare un'idea precisa del modo di vita, ricostruire quello che era l'aspetto e le attività sviluppate dagli abitanti del nostro territorio nel passato. Quali le attività didattiche all'interno del museo? Anzitutto il museo stesso è un importante strumento didattico, perché i ragazzi possono interagire con questi schermi touch e lì scoprire, anche ciascuno con un proprio percorso autonomo, informazioni di interesse sull'archeologia e sulla preistoria della zona. Poi solitamente al percorso in museo viene abbinata anche un'attività laboratoriale in aule che sono state allestite ai piani superiori della sede del centro visite del parco a Varzo. In queste aule ai piani superiori si possono sperimentare dei laboratori pratici, dove i ragazzi vengono invitati a produrre dei manufatti usando tecniche e strumenti simili a quelli della preistoria. Come sta avvenendo la gestione dei due parchi, Parco Naturale Veglia d'Evero e Parco Alta Valle Antrona? Ma la gestione da un anno a questa parte, che ci vede protagonisti come io come presidente e con i colleghi consiglieri, nonché dalla dirigenza della comunità del parco, che è rappresentata dagli enti locali nei cui territori ricadono le aree di appartenenza al parco. È un obiettivo che è una gestione che ci stiamo proponendo un po', diciamo, diversa rispetto a quello che è stato finora negli anni, nel trentennale di esistenza del parco, soprattutto del Parco Veglia. Il Parco d'Evero è arrivato nel 1995 e il Parco della Valle Antrona è di recentissima costituzione. Sono tre parchi diversi, perché diciamo, l'area protetta nella zona di Devero prevede solamente la parte marginale, quindi la parte alta, la parte più rupestre. Nella zona dell'Alpe Veglia invece abbiamo già una parte che è rappresentata da seconde case, da residenze di seconde case, di strutture alberghiere, e quindi ha già una particolarità diversa rispetto a quella dell'Alpe d'Evero. E quindi nelle nostre iniziative, nelle nostre proposizioni da porre agli uffici dell'ente, di destinare risorse, idee e progetti che si vedono differenziati nelle tre aree. Importantissima è quella di nuova costituzione della Valle Antrona, che è su un terminale di una valle che, ahimè, anche dal punto di vista demografico ha subito negli ultimi tempi una recessione molto incisiva, e si cerca appunto con il nuovo piano d'aria che si andrà ad istituire, con la ricerca di iniziative, agevolare finanziamenti e imprenditorialità del loco, di incrementare questa iniziativa. Quali gli obiettivi della gestione del parco?
La gestione del parco, al di là di quanto previsto dalla legge, quindi dalla ricerca scientifica, dalla ricerca di nuove, diciamo, della cura e della tutela della fauna e della flora che ivi vi insistono, c'è sicuramente la necessità oggigiorno di creare imprenditoria che possa essere richiamata appunto dalle bellezze del parco. E questa è l'imprenditoria turistica che ci deve vedere tutti quanti protagonisti, diciamo, al fine di creare nuovi posti di lavoro nel rispetto sicuramente delle aree, dei territori, dei tre parchi, però nel contorno, laddove c'è la possibilità, dove il territorio, dove gli imprenditori hanno possibilità di intraprendere, e la necessità appunto di creare posti letto, ristorazione, accoglienza e eventualmente anche tutte quelle iniziative che devono fare da contorno a una cura e una gestione del territorio. Stiamo lavorando dall'anno scorso alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, che è un progetto complesso che riunisce iniziative del parco e degli operatori sul territorio e, cosa ancora più importante, riunisce operatori che fanno capo a tutti e tre i territori, Veglia d'Evere e Vallantrona. Ovviamente si tratta di un progetto che tende a creare una rete operativa che lavora per il turismo di questi territori e per un turismo che sia sostenibile, ovviamente. Un altro progetto importante a cui stiamo lavorando ora, ma è una collaborazione che con i colleghi svizzeri va avanti da un decennio circa, è quella di formalizzare un accordo transfrontaliero tra il parco e il parco della Valle di Bin, parco paesaggistico della Valle di Bin. Poi sul territorio stiamo lavorando ovviamente con altri progetti, che sono per esempio un progetto PSR che riguarda la sentieristica nelle tre aree, sempre comunque, una sentieristica, l'infrastrutturazione della sentieristica per la fruizione a piedi, a cavallo e in bicicletta. Questo è un progetto che coinvolge 6 comuni, compreso il comune di Formazza, che è al di fuori, diciamo non è uno dei nostri comuni che fanno parte del parco. Per quanto riguarda la Vallantrona, c'è ancora un'altra cosa importante, stiamo lavorando, dovrebbero arrivare le autorizzazioni regionali tra poco tempo, per la biodiversità. Diciamo che però questo non è una novità, la novità è il modo con cui andremo a lavorare, che è un progetto partecipato con gli operatori del territorio per individuare insieme al territorio le strategie corrette di gestione della biodiversità del parco della Vallantrona. L'ultima cosa che posso dire di progetti importanti, partito l'anno scorso, abbiamo avuto la concessione delle acque del parco Veglia ed Evero e stiamo gestendo le acque e la pesca, reintroducendo la trota fario mediterraneo, che è considerata la specie autoctona del territorio, utilizzando una popolazione che è stata individuata all'Alpeveglia, che si riproduce autonomamente, e utilizzando questi riproduttori andremo a diciamo ripopolare con questa specie anche tutte le acque del parco. Quali sono le altre strutture museali gestite dal parco? Ma noi abbiamo un centro visita a Crodo, che proprio in questi giorni si sta completando un laboratorio geologico dedicato agli aspetti mineralogici e geologici, e ha delle sale in cui sono presenti diorami dedicati alla fauna del parco. E poi abbiamo all'Alpe d'Evero il Museo dell'Alpeggio, che è dedicato invece alla cultura tradizionale della transumanza, all'attività tradizionale dell'alpeggio e alla transumanza, con una sala espositiva e anche lì abbiamo l'esposizione di quelli che erano gli attrezzi, la cultura materiale di questa attività tradizionale che caratterizza un po' tutto il parco, insomma.
Sono aperte fino al prossimo mercoledì 20 marzo le iscrizioni degli autori ed editori interessati a presentare opere recenti alla Fabbrica di Carta 2013, che si terrà a Villa d'Ossola dal prossimo 23 aprile al 5 maggio. Il filo conduttore di questa 16ª edizione del Salone del Libro del VCO è l'arte, ma indipendentemente dal tema trattato potranno essere presentati tutti i libri che di autori o editori del Verbano Cusio Ossola, comprendono in questi anche enti e associazioni, siano di recente pubblicazione. Per tutte le informazioni si contatti l'Ufficio Cultura della provincia al numero di telefono 0323 4950 262. Che è punto di riferimento anche per gli artisti e autori di opere che hanno tratto spunto da libri locali e desiderano esporre nella mostra collettiva che correderà di immagini la manifestazione. L'iscrizione alla mostra tramite apposito modulo da scaricare con il relativo regolamento dal sito www.provincia.verbano-cusio-ossola.it dovrà pervenire presso la sede della provincia, via dell'Industria 25 28924, il codice di avviamento postale Verbania, entro venerdì 5 aprile alle ore 12. Le opere dovranno essere contrassegnate presso il Centro Culturale La Fabbrica di Villa d'Ossola nei giorni 17, 18 e 19 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Ad ogni artista sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E dall'Archeomuseo Multimediale del Parco Veglia d'Evero di Varzo, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto fra 7 giorni con lo Scaffale della Cultura.